Ciao amici e bentornati, undicesima parte con questa musica così soave, chiara, dolce. Andiamo a sfidare la Epsilon. Ecco qui Dvalin, bello fiero, che per la prima volta ha un contatto diretto con noi, visto che ormai è la squadra di punta che dobbiamo battere. Che ammetto, non ricordo nulla di questa partita, guarda caso. Quindi vediamo se possiamo vincere, se possiamo perdere, se possiamo fare dei gol. Quindi noi ce la giochiamo come se veramente non sapessimo nulla. Ovviamente Sean Frost deve essere dentro. Io non mi capacito il motivo del perché rimangano i giocatori della scorsa partita in campo quando la squadra è una diversa in realtà. Scott devo forse interirlo, lo metterò a centrale perché mi è più comodo, anche se ecco non è che proprio mi va a genio. Mettiamo Kevin e Sean in attacco. Penso che la squadra sia bene o male questa. Vediamo come va a finire, insomma. Tra l'altro la squadra dell'Epsilon la ricordo al 40%. I restanti 6, per esempio, non mi ricordo bene manco le loro facce. Quindi vedremo effettivamente cosa ci riserverà anche come giocatore. Perché può essere che c'è qualcuno interessante e non lo ricordiamo. Dunque, info, prima di tutto. Mercury attaccante, questo mi dispiace, speravo fosse centrale, ma la recupererò perché mi interesserà averla, visto che mi piace esteticamente, ma è attaccante, non so più cosa farci ormai con gli attaccanti. Dvalin, che comunque ha, sì, vedete, la freccetta al contrario, quindi vuol dire che anche lui potrà cambiare identità. Mole, Kaizon, Kenvil, Titan e Fedora. Una difesa molto ricca di giocatori possenti. Swarm, Crypto, Metron, Mercury e appunto Zell, come già sapevamo. È una squadra che sì, conferma la mia idea di voler prendere Mercury, ma non per averla poi in campo, visto che non c'è spazio, molto probabilmente. Insomma, la nostra squadra è piuttosto allenata. Ecco, meglio non gridarlo troppo, ma non dovremo avere, diciamo, difficoltà a perlomeno giocarcela alla pari. Poi ovvio che ti faccio ste cagate, è normale che diamo solo un contentino all'avversario. Ecco, nei contrasti è quasi ovvio che siamo più forti, ma attenzione perché loro involontariamente perdono questo pallone. Eric è la punta, non vorrei ciò, ma guardate come sono disposti l'avversario, sono tutti qui tranne Zell, una difesa a catenaccio, a un muro allucinante. Però lasciano sguarnito Kevin, che mi consente di fare così, passarla a Sean e provare comunque il tiro. Che male non fa, nessun vantaggio elementale né dalla parte mia né dalla parte sua. Vediamo, ce la giochiamo ad armi più o meno pari. Non ho visto l'avversario a che livello fosse. Io ipotizzo che siano intorno al 15-20, quindi dovremmo essere noi in linea. Ovviamente lui para, non so se per script o per altro, ma è giusto così all'inizio. Ma Sean subito prova a rifarsi, ma anche no. Vediamo Kevin contro Fedora. Passa Fedora, ma non del tutto. La ripassa poi indietro all'avversario. Qua arrivano i primi script, perché vediamo questi dialoghi che non dovrebbero esserci in una partita amichevole normale. Un piccolo flashback di Scott che probabilmente metterà un po' in risalto la sua tecnica speciale e la sua voglia un po' nascoste di giocare a calcio, bisogna essere sinceri. Scott probabilmente avrebbe voluto e preferito fare qualsiasi cosa piuttosto che giocare a calcio. Però, spinto un po' dall'emozione e dalla voglia di giocare con compagni, vediamo come va a finire. Quindi, io penso che Scott debba fare una tecnica. Metron usa teletrasporto. Perde il PT, che è già qualcosa. Quindi, la partita è scriptata, ma relativamente. Dove è Scott, però? Ma dai. Devi venire qua, caro mio. A meno che io possa fare muro di roccia? E non passo, non passo. Speriamo che Scott riesca a mettersi in mezzo. Io purtroppo me lo sono perso. Mannaggia. Ma mi pare che lo script debba per forza vedere. Ai ai ai, ai ai ai. Sono dolori qui, a meno che lui non faccia niente. Cometa astrale, tra l'altro con il vantaggio elementare. Io qua rischio di prendere gol. Perché difficilmente penso di riuscire a pararla. Non so se per script o meno, io non sopporto questa cosa della vittoria, sconfitta forzata. E vabbè. 0-1.
difesa sguarnita, ma questo è perché io ho dovuto mettere i giocatori in campo che non avrei voluto e che mai vorrò avere. E io dovevo utilizzare Scott, ma non ce l'ho fatta. Vediamo se riesco a giocarmi in maniera differente, provando un ennesimo tiro. Cosa cazzo fai, Sean, che torni indietro? La palla era per Conway. Oh, non gravità massima di Titan ci costringe a perdere il pallone. Ora Scott dov'è? La palla va sempre dalla parte destra, quindi Scott deve un po' cambiare posizione. Ma mi puzza di script a me tutti questi passaggi andati a buon fine da parte loro. Vai Scott, ti prego, fai quello che devi fare, così ci togliamo questo dente con la turbina roteante. Una mossa carina, in pieno suo stile, giusto per un personaggio così piccolo come lui, di statura, di stazza. E dunque, schermo nero, perché perlomeno Scott è riuscito a prendere il pallone all'avversario. Questo sembra essere un po' lo scopo di questa partita. Però vediamo se c'è dall'altro, perché io veramente non mi ricordo, ho dei grandi buchi. Per questo che mi piace anche rigiocare un gioco del genere. Sparisce la Epsilon, mi aspettavo per esempio di batterla o comunque di sfidarla fino alla fine dei due tempi, invece ci meritiamo un mezzo tempo, perlomeno una giocata fino a che Scott non si fosse messo in campo. Quindi primi 6 minuti di video passati piuttosto rapidamente, un po' anche senza senso, a me non piace per nulla giocare in questo modo, ma se questa è la trama, se questo è il modo di portare avanti il gioco bisogna solamente che adeguarsi. Quindi io presumo che il capitolo quarto sta per terminare, perché non dubito ci sia ancora qualcosa da fare. Però mi aspettavo davvero di sfidare la Epsilon in maniera un pochino più seria. Quindi quello che andrò a fare ora, se veramente terminerà questo dannato quarto capitolo, tanto otteniamo anche l'uniforme della Cloyster, roba che non userò mai, perché non mi piace neanche. Mi piacerebbe sfruttare il tempo a disposizione per battere o l'Umbrella o la Secret Service. Sapete che siamo rimasti un po' indietro su quel fronte, o anche la Brainwashing sarebbe da battere ad Hokkaido. Così perlomeno mi pare che sblocchiamo il centro, che è una zona che non abbiamo ancora, e meglio lo facciamo. Prima lo facciamo e meglio è. Ciao, a mai più, ma veramente. Tornerò solo per il training point e se necessario per dei personaggio da reclutare. E intanto Svalin per la prima volta parla, tra l'altro anche vocalmente, con qualcuno di noi sconosciuto. Chi sono questi tre? Cosa vorranno? Ovviamente saranno un po' i tre capostipiti dell'Alius Academy, che poi troveremo nelle varie rispettive squadre, che daranno non pochi problemi ancora negli ultimi capitoli alla squadra della Remo. Intanto a Heim, che succede? Ah, è vero che c'è pure questo capitolo, completamente rimosso il capitolo di Caleb. Non ci ho minimamente pensato, ma meno male che esiste, perché Caleb è un centrale. E a ripensarci, Caleb Stonewall è un gran giocatore che vorrei avere. Puoi reclutare pure King e Sanford, assolutamente. Non me lo ricordavo proprio questa parte qua. Bene, bene. Mi è tornato in mente un qualcosa che proprio mi ero dimenticato. Sanford ha preso ormai le redini della squadra, visto che Jude è ormai andato via. Ma c'è un giocatore, quello poco facitato, oltre che Ray Dark, che hanno riportato un pochino in auge la Royal Academy, come direi ai vecchi tempi. Con una squadra leggermente rinnovata, ma non troppo. Poi si rinnoverà in maniera un pochino più strutturata con Inazuma Eleven Go, quando la Royal non ha più nulla a che vedere con quella passata. E onestamente manco mi era piaciuta. L'unico giocatore che del Go mi piace della Royal è Princeton, il portiere. Tutto il resto faccio fatica pure a ricordare. E vabbè, direi Sanford, perché anche allenatore diventa crescendo, però nulla a che vedere. Andando, vediamo che Ray Dark hai anche lui dei contatti con questi uomini in nero. Cosa vorranno, cosa desiderano ancora non si sa. E poi c'è questo signorotto che scopriremo essere piuttosto importante, il signor Wiles, ove per primo comincia a tessere un po' la tela con Ray Dark. Ed ecco qua Caleb, questo pelato con questa cresta un po' da gallinetta. Caleb Stonewall, apparentemente un personaggio che non dice nulla, ecco, però
ha questa grande particolarità, quello che sotto sotto in realtà è proprio un aggressivo, un personaggio che dà volutamente fastidio, si diverte in ciò. Un po' un ribelle, giusto alla Royal Postare, ai comandi di Rey Dark, però giustamente scavalca un po' le gerarchie dei senatori, chiamiamoli così, di King e Sandford, che sono un po' dei pilastri. Ecco, King forse potrei anche ottenerlo come portiere. Nero appena potrò, non l'abbiamo ancora mai visto, però appena potrò Nero lo vorrò avere come mio portiere, anche in memoria di passati video che realizzai su questo canale 11 anni fa. Però King potrebbe trasformarsi, tra virgolette, ecco, nella riserva di Nero. Non sarei per nulla triste, ecco. Inizialmente pensavo Poseidon, ma King potrebbe essere una validissima alternativa. Assolutamente. Vabbè, questi dialoghi ovviamente, come al solito, io li skippo come se nulla fosse. E proviamo a vedere i prossimi avversari chi saranno. Jude, che c'è? Niente, guardiamo il video. Va bene, dai, è una cosa veloce proprio, eh. Ed è proprio Rey Dark che ci ha dato questo guanto di sfida. In realtà, vorrei un po' capirlo meglio questo capitolo, quindi arriverò a skippare il meno possibile. Io ricordo benissimo tutta la storia, in realtà, che c'è tra Jude, Caleb, Rey Dark. Però ciò che non ricordo è appunto il collegamento, la connessione fra l'Alius Academy e i Heim, nonché la Absolute Royal Academy. E appunto sembrerebbe che ci sia un pallone nero trovato, quelli classici degli alieni, proprio dove Rey Dark è evaso. Quindi è come se Rey Dark sia stato aiutato nell'evadere e nel riprendersi in mano la Absolute Royal Academy. Un personaggio che ricorda Nathan ha anche usufruito della Zeus con il famoso Nettare degli Dei per poter manovrare, manipolare e provare a vincere, cosa poi non successa. Il Football Frontier appena dalla Raymond vinto, quindi appena passato. E Veteran, ricordo, a nostra sorpresa, chi era Rey Dark? Perché in realtà Veteran da giovane, ora non ricordo se faceva parte della squadra o se era l'autista anche in quell'occasione, ma aveva modo di conoscere Rey Dark proprio, visto che parliamo di un giocatore, ecco, che più o meno a quell'età lì. Ora io devo parlare per forza con Veteran. Io avrei voluto, però non per questo motivo. Vediamo se mi è concesso schiacciare B, ma mi sa di no. Mi sa che dobbiamo per forza andare in città, per esempio. Bella questa animazione, me la sono persa. La macchina gialla che provava a superare l'autobus. Poi presumo che l'autobus sia scheggiato. Ah, questa città mi ricordo che c'è il distributore di palline, se non vado errato. Tanto mi vengono in mente queste cose. Non so se in questa strada o in quella successiva. Quindi, ora, per evitare che la parte duri un po' poco e che so che a qualcuno piace che io vada avanti, vorrei andare a battere l'Umbrella. O la Secret Service, non lo so. No, potrei fare la Secret Service perché l'Umbrella dovrei batterla due volte. Così come la brainwashing, devo battere sia la squadra per vederla una volta e poi sia da veteran. Quindi andiamoci a battere la Secret Service, via. Ho dei bei ricordi di questa cittadina, perché secondo me ci sono tanti bei giocatori da ottenere, da vedere. Però, cari miei, io non è che posso stare qui a Eheim ancora per molto. Quindi torniamo all'Absolute e proviamo a battere la Secret Service. Mi spiace questo cambio di rotta così distruttivo. Ah, c'è anche la Gemini. Oh, c'è pure l'Alpine. Beh, ragazzi, siamo rimasti non indietro, indietrissimo negli allenamenti. Ma l'ho detto, ormai lo faccio. Battiamo la Secret Service. Mi interessa batterla una volta, sperando, ecco, col grado S. Così non la dovremo battere mai più. Perché io non andrò a ribattere poi queste squadre. Ci saranno qualcun'altra che probabilmente le batterò più spesso perché sono squadre al 99, o comunque si avvicinano a livelli alti che mi permettono anche proprio di guadagnare esperienza. Ma all'infuori di quelle, queste qua non le prendo. Tra l'altro non mi ricordo la loro squadra, ma direi che non ci sia nulla di interessante. Hanno le riserve? Sì. Anche se non ricordo. Boh, vabbè. Non c'è davvero mai stato nulla di interessante a Secret Service. Non ho visto il livello, come al solito, però abbiamo un solo obiettivo, quello di segnare almeno 5 gol. Qui ovviamente questo passaggio lo sbaglio sempre, quello in linea da centrocampista all'attaccante, questo qua in linea dritta. Però
Vediamo se Sean riesce a farsi vedere bene. Sì, però volevo far tirare appunto lui, non Eric. Eccolo qua. Direi che non dico sia un gol quasi fatto, ma circa lo è. Dunque, vi preannuncio che nella prossima parte andremo a battere l'Umbrella e la Brainwashing. Qui ci troviamo dalle palle, sia uno che l'altro. Visto che voglio sbloccare il centro, non so per quale motivo, ma onde evitare poi di dimenticarmi, voglio arrivare a sbloccare quella zona lì, che si sblocca solamente dove è battuto la Brainwashing, perché non ricordo bene il motivo, ma mi pare che Veteran dica la prossima squadra, che potrebbe essere la OTA, come viene da pensare, sia al centro per l'appunto. E chissà, magari proprio nel luogo in cui vi era il quartier generale dell'Otaku, ora non ricordo bene, ma potrebbe essere benissimo. Sean sei in fuorigioco in una maniera allucinante, non so che cazzo tu ci faccia lì. Non ti passo la palla, ovviamente. Scudo corporeo di Smith. È una mossa che quasi mi potrebbe dare il fallo, perché insomma, non è proprio correttissima spingermi in questo modo, Un po' di possesso palla avversario che mi manda leggermente in confusione. Eviterei di perdere ulteriore tempo. Nathan contro l'agente M. Tra l'altro ha perso dei PA in diretta l'agente M. Non ho capito bene il motivo. Qui ho sbagliato il passaggio come al solito. Io il primo tempo me lo gioco sempre in questa maniera così brutta. Perché c'è Scott in campo? Perché c'è questo maledettissimo bambinetto dannato farabutto in campo? Non mi piace Scott. Non mi piace. Avrei potuto inserirlo nel video che realizzai del meme Mr. Incredible, che ho fatto questi due video proprio molto goliardici con i worst player, i peggiori e i best, i migliori. E effettivamente Scott non ci avevo pensato, ce ne sarebbero tantissimi da inserire, ma dovevo mettere solamente 10, ho un po' pensato anche alla mia storia del canale. Super scudo multiplo, ma te ne vai a cacare, era uno wall. Il grande Sean non si perde d'animo, non vedo l'ora che perda un po' questa faccia, perché non mi è mai piaciuta, sono sincero. A me piace Sean così pulito, nudo e crudo com'è. Al massimo mi piace Aiden con i capelli rosa, non questo incrocio tra la personalità cattiva e Sean, per cui non vedo l'ora di che queste cose terminino, perché mi pare che a fine, sì, direi proprio di sì, quando Sean farà energia della terra, se non vado errato, alla fine con Mark e Axel, o con Jude, vabbè, con Mark sicuro, mi pare che Sean sia tornato con la sua vera natura, proprio anche fisicamente. Eric contro Firepool, se facessimo un altro gol non mi dispiacerebbe. Non è in fuorigioco, il pallone lo prende benissimo. Kevin la palla la prende, sì, bene. L'avversario ha il furore. Rischierei di... Senti, lo attivo pure io, perché non vorrei mai... Cioè, io poi nel secondo tempo voglio stare tranquillo. Ecco, qui stavo per fare invece una cazzata fotonica, cioè quella di tirare, perché ho preso con il pennino in maniera un po' errata. Dicevo, attivo la furore, lui non fa neanche la mossa, quindi il furore io l'ho perso, ma pensavo lui riuscisse a farla. E secondo me lui con il furore e io senza... Con Dragon Crash, per quanto evoluzione 2 con Kevin, non avrei forse segnato. Ed essendo che io voglio stare tranquillo nel secondo tempo, voglio farmi i miei due gol, o perché no anche 3, ma minimo 2, in tranquillità, non mi va di perdere tempo in questa maniera. Vabbè, facciamo un fallo, non che mi sconquifferi i piani, perché quelli sono. Sean contro Western. Vince Sean, ma il primo tempo è terminato. Possiamo anche mandare la palla in tribuna. E termina il primo tempo contro la Secret Service. Andiamo avanti. Secondo tempo, di cui non ho tante aspettative. Devo solamente fare due gol, però attenzione, perché mai sottovalutare neppure la squadra più scarsa, più inutile di questo gioco, perché... Non è che ti mette in difficoltà, ma tante volte è il tempo quello che un po' mi dà fastidio. Il mitico Tomb, da quando l'ho conosciuto, che l'ho preso, è fantastico con quei tre candelabri. Riesce a prendere il pallone. Eric fa involare Kevin, che forse la prende. Sì, bravo, perché sei più forte, ovviamente. E poi tira con il suo Dragon Crash, che non vedo l'ora si evolva, visto che ormai tanti gol ho effettuato e raramente io segnai all'infuori di questa tecnica, quindi
Speriamo che sia la volta buona, se non questa, una delle prossime. Nell'evoluzione, anche se io dico sempre, poi andrò a utilizzare le altre, ma fino a che Kevin ha pochi PT come li ha adesso, serve a poco. Serve molto poco. Utilizzare il drago alato, rischierei di non avere poi i PT necessari per fare eventuali altri tiri. Shawn ancora contro l'agente M, sarà già la quarta scivolata che riesce a fare. Qui mi sono un po' impastrucchiato. Siamo su 4-0, tranquilli, quindi non ci perdiamo d'animo. Non è un problema, tutto ciò. Abbiamo la possibilità di battere senza problemi la squadra. Però, ecco, riuscissimo a fare il quinto gol in tranquillità già ora, magari. Qua, cagata! Quando ci si fa un po' prendere dall'emozione, purtroppo, ci si caca in mano. Ma i nostri giocatori si stanno un pochino divertendo, un po' in allenamento questo, proprio nemmeno sulla parola, non è nulla di ufficiale, quindi i miei giocatori non sono stati proprio tanto stimolati da questa sfida, che tra l'altro è un po' un reboot della sfida già passata precedentemente. Facciamo tirare Kevin, anche perché ha ancora un Dragon Crash, incredibilmente, tra furore e non, sono riuscito a fare ben tre tecniche di Kevin, che assolutamente male non gli fa. Tra l'altro, stavo proprio pensando che non sarà così immediato andare a fare tutte le partite di veteran, almeno una volta, perché a me sembra che l'importante, per esempio, per Nakata, sia che è il giocatore più difficile da reclutare in questo gioco, penso, sia vincere 15 amichevoli a grado S, quindi mi pare che veteran in ciò riesca, cioè in ciò ce le abbia 15. Poi non so se Inazuma Eleven 2 ha anche altri amichevoli, c'ho un dubbio allucinante, vedremo. Ma già solamente quelle sono tante, non sono mica poche. Tanto Kevin forse qui mette un sigillo, direi ufficiale, non che ce ne fosse bisogno. A questa partita non è detto però, sì, sotto le gambe. E t'attacchi e tiri, caro Iron Wall, come si chiama, il portiere della Secret. Però adesso poi vorrò fare una pausa, nel senso, domani o quando vedrete il video batterò l'Umbrella e la Brainwashing. Poi prenderò una pausa dalle amichevoli, per un po' perlomeno, perché vorrei andare avanti con la trama, ecco. Essendo che adesso io, come vedete, il tempo per registrare ce l'ho, ma un domani no, mi piacerebbe evitare proprio di perdere il tempo nella trama, ecco. Mi piacerebbe finirla prima possibile, ve l'ho sempre detto, anche proprio per evitare di poi un domani lasciarvi così senza preavviso, magari perché ho altro da fare. Almeno la trama posso di averla fatta. Che poi in realtà l'ho anche già fatta due volte su questo canale, all'inizio, agli albori proprio, e anche durante il lockdown, mi pare che proprio in live in realtà, quindi con quell'altra modalità. Io qui in realtà sto prendendo tempo perché il tiro roteante potevo evitarmela. Tra l'altro mi sta chiamando mia mamma, quindi non vedo l'ora che la partita termini, ma potevo evitarmi questa ulteriore animazione. Quindi stacco adesso velocemente. Purtroppo vado 7-0, record. Potevo tranquillamente vincere forse anche 8, ma ecco, va bene così per il momento, per questa partita. L'importante era vincere 5, così che prendiamo la doppia esperienza, che sarà comunque poca. Prendiamo grado S di veteran e direi che la Secret Service non dovremo più batterla. Anche perché, ecco qua, penso che non ci sia proprio necessità. Cioè, vi chiedo ora un qualcosa. Ecco sì, ok. Io non penso che ci sia un obiettivo che dica dover battere più volte una squadra determinata. Io non penso proprio. Quindi la wild, una volta l'ho battuta a grado S e basta. Secret Service, occulto, addirittura 2. Va bene così. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio. Prossima partita sarà contro o l'Umbrella o la Brainwashing. Insomma, proveremo a fare entrambi. Ciao ragazzi, alla prossima.